ho realizzato per voi questi deliziosi biscotti da colazione. Sono simili alle macine, infatti si realizzano con una frolla a base di panna. E seguite questo video e scoprite come realizzarli e quali sono gli ingredienti necessari. Per preparare i nostri biscotti macine abbiamo bisogno di 500 g di farina, 150 g di zucchero a velo, 250 g di burro, 50 g di fecola, un uovo, una bustina di lievito per dolci, 5 cucchiai di panna, un pizzico di sale. La procedura è molto semplice, basterà mettere tutti gli ingredienti all'interno del boccale e poi procedere per 15 secondi a velocità 4. Farina, zucchero, fecola, burro, uovo, panna, pizzico di sale e poi lievito. E come abbiamo detto, andiamo a mettere il coperchio e ad impostare 15 secondi a velocità 4. Poi mettiamo un minuto la funzione automatica impastare. Quindi andiamo su impastare, portiamo a un minuto e diamo il via. Il nostro impasto è terminato, adesso lo mettiamo su un piano da lavoro, andiamo a finire di lavorarlo con le mani e poi lo metteremo a riposare per circa mezz'ora nel frigo coperto da questa pellicola. Ecco la nostra frolla, l'abbiamo tirata fuori dal frigo, adesso andiamo a togliere la pellicola trasparente e la andiamo a stendere sul piano da lavoro ad un'altezza di circa 1 centimetro. Spargiamo il piano con un po' di farina. Stendere con un mattarello. Ecco stesa la nostra frolla, cominciamo a fare le forme, aiutandoci con una forma a cerchio grande e una forma a cerchio più piccola. Adesso la mia piccola aiutante farà la prima forma. Dopodiché faremo un'altra forma al centro per creare le nostre macine. Ma procediamo prima a fare tutti i cerchi. Quindi adesso procediamo a fare invece i cerchi interni per dare la forma di macina. Quando tutte le nostre macine saranno terminate, andiamo a posizionarle su una leccarda ricoperta di carta da forno e andiamo a cuocerle in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 10-15 minuti. Noi finiamo di preparare le nostre macine e ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco, sfornate le macine, sono veramente buonissime, profumatissime, ha un delizioso odore di biscotti in tutta casa e vi consiglio assolutamente di provarle. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, dove trovate questa ricetta e tante altre di tutti i nostri utenti,
e vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube in Cucina con Messier e soprattutto a seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buone macine per tutti!